Ma la sensazione è quella di essere padrone del mondo. Cioè io poi amo le prospettive, non vivrei, mi sono abituato a vivere o in campagna o in città dove ho una prospettiva. La cosa che più detesto è aprire una finestra e vedere l'inquilino della casa accanto che si sta lavando i denti oppure che litiga con la moglie. Per cui qua è meraviglioso. Soprattutto poi pensando a cos'era questo agglomerato, questo borgo, quello che noi chiamavamo là dal punta della ferrovia, perché c'era una ferrovia che passava qui, che passa ancora, ma c'era dove c'è il black and white lutrario, la sala da ballo, c'era una passerella di ferro che portava al di là della ferrovia e ti ritrovavi in mezzo a questa specie di inferno dantesco, no? Con tutte le fonderie Ghisa, le fonderie di stagno, la Savigliano, la Superga, con tutte queste ciminiere che anche le case erano ridotte in uno stato pietoso, erano tutte case vecchie, eppure gli alberi, quei pochi alberi erano secchi, erano. Ma io eppure lì ricordo un amore. No, era nato un amore lì, proprio in questo posto infernale. C'era un angolo di paradiso. Però voglio dire, questo è un lavoro che bisogna dare atto a chi l'ha fatto, che era un'operazione da fare. Poi questo fatto che poi andando su in verticale si liberano degli spazi anche di verde per i bambini, ho visto qua c'è un parco giochi per i bambini, bello, si vede, per gli anziani, si tratta poi solo, e lì è da vedere quando sarà poi proprio funzionante il discorso dell'ordine pubblico. E la malavita, lo spaccio, la prostituzione, via via, tutto ciò che poi sappiamo benissimo circola attorno a spazi che dovrebbero essere intatti invece per esclusivo uso della popolazione. E anche nel Sesar di Acuni, dove dico «El cielo si in aria smientendun d'in gris così sporco». Cria l'aveme, no? Oppure sulla mia città, dico, un mare di fredde ciminiere, un fiume di soldati di blu, un cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai. Questa era la Torino della mia giovinezza, insomma. Quando c'è sentimento, quando c'è l'amore, è chiaro che tutto diventa blu, diventa rosa, diventa gradevole, no? Però purtroppo non c'è sempre l'amore. E uno deve vivere una realtà che, se la guardi bene, fuggi lontano chilometri. Io mi sento veramente un patriota piemontese e torinese in particolare. Sono fazioso su queste cose. Quando mi decantano le altre città, dico, vabbè, non è che noi a Torino siamo l'ultima ruota del carro, come tradizione storica, come storia in generale, come tutto. Le altre città hanno le loro caratteristiche, noi abbiamo la nostra, che adesso va cambiando, penso in meglio. Occorre solo più un riconoscimento politico, tra virgolette, che non c'è di questa città, non c'è mai stato. Oggi, se tu guardi le previsioni del tempo, non nominano neanche Torino, neanche il Piemonte, non lo nominano. Passano dal tempo in Veneto, poi in Lombardia, poi vanno subito in Liguria, al Marco, ma il Piemonte non esiste. Questo noi è un retaggio che ci portiamo dietro. Che nessuno ancora a certi livelli ci ha perdonato
l'avventura dell'Unità d'Italia. C'è questa presa di posizione, poi che viene da gente che poi a Torino dovrebbe dire grazie per quello che ha fatto, per quello che magari ha portato assieme alla sua disperazione, ma la sua voglia di fare, che gli ha dato un'identità, gli ha dato una casa, gli ha dato una famiglia, dovrebbe essere grato. Invece, boh, Torino. E questo sarebbe un grosso, da fare un grosso convegno di psichiatri e psicologi che vadano a spiegare questo rifiuto. Io ho trovato delle persone, piemontesi addirittura, ci ho trovato un direttore che non ho mai più lavorato a Radio Napoli, no? Telenapoli. Eravamo al bar e il direttore mi parla di Torino, eccetera, eccetera. Ma con Torino qui, Torino là, io cercavo di difendermi anche perché poi, insomma, è il direttore, non puoi mica trattarlo a calci. E a un certo momento mi fa, per me Torino è talmente triste che quando io vengo per la mia funzione di direttore, vengo a Torino, vado a dormire a Milano. E dico, vabbè, esagerò, ma lei, là, dai, adesso, dai. E questo viene fuori e dice, ma immagini, ma su immagini, lo dico, io sono torinese. Allora io l'ho guardato e dico, ma scusate il termine, ma che per chi sentirà magari lo tagliate, e dico, ma vatlo pientacchè, il balengo, no? Uno che è torinese che viene a dire a me a Napoli queste cose qua, no? C'è proprio questa un suicidio culturale, no? Ecco. Ma io non ho mai capito perché mia figlia abbia voluto fare architettura, perché non mi sembrava così. Poi al tempo che è iniziato lei tutti volevano fare gli architetti che servono, per l'amor di Dio, sono importanti, però poi purtroppo dagli architetti molto spesso nascono i demiurghi, no? Parlando di edilizia, c'erano questi vecchi capimastro che facevano queste case, no? Belle, semplici, coi tetti, coi coppi, qualcosa che avevano, no? Una loro dignità che ancora guardiamo, rimiriamo, poi seguite da degli ingegneri, eccetera, nelle case, il centro storico, eccetera. Però a un certo momento arriva il demiurgo, che dice, no, qua avete sbagliato tutto. E cosa ti fa? Ti fa il palazzaccio davanti al Duomo. Questo palazzaccio, brutto, di mattoni che non sono neanche mattoni paramano, sono dei semplici mattoni brutti, con una fuga larga. Una casa orribile che sembra, passando uno che non sa, dice, ma quando è che danno un'arricciatura? No? No, deve rimanere così, perché questo è un monumento, no? Che è datato e quindi, ecco, no? Il demiurgo che dice, io ho lasciato il segno del mio passaggio. Bei segni, come diceva Prefer, di cemento armato, no? Agli imbecilli, no? Che verranno dopo di noi. Di essere umili, di fare delle cose importanti, non c'è bisogno di fare delle cose diverse. Una casa è una casa, ma fai una casa importante, però attenendoti per quanto possibile a quello che è, insomma, una tradizione anche storica, specie dove se fai queste cose nei centri storici. Oppure fai delle cose come queste, non sono sgradevoli, sono dei cubi che non hanno nessuna pretesa, ma hanno la loro funzionalità, sono posti in una periferia che prima aveva tutte casupole che non erano neanche antiche, erano soltanto vecchie, andando in verticale si crea del verde che è a disposizione, poi speriamo, della popolazione infantile e della popolazione anziana. Sempre tenuto conto, come dicevamo, del discorso ordine pubblico, quindi
prostitute, spacciatori, e quante cose da tenere distanti. E ha una sua funzione, vieni qua sopra, ti guardi Torino, è come andare al Belvedere, come si dovrebbe far pagare un biglietto. Non fare, invece, molti architetti dicono, per fare una cosa devo fare il diverso. Allora fanno delle cose strane, no? Delle cose brutte, perché poi ci sono le cose strane, ma che sono belle. Però bisogna già chiamarsi Calatrava, questi nomi qua, per poter fare delle cose diverse e anche belle. Invece se, sai, sono tutti Cicetti, si chiamano Cicetti, Ferrarotti. Guarda che spettacolo, la Dora, guarda la Dora, io ho mai visto la Dora così, ecco, dall'alto. Vedi tutto, adesso sei qua, se adesso riprendono queste, hai detto tu, la Savigliano, qua, l'ex Savigliano, facendone delle cose accettabili, lasciando la loro impronta di cosa hanno significato, no? Delle fabbriche che comunque hanno creato ricchezza, hanno creato lavoro, una bella cosa, e beh, sono delle belle cose. Ma ho sentito canzoni di gruppi, per esempio dei Subsonica, che loro hanno scritto una canzone, Il cielo di Torino, no? Che è una bella canzone. E tocca ai giovani che vederla con i loro occhi ed esprimere quello che sentono.